Abbiamo letto un grande imbarazzo, non so come definirlo, è conosciuto da tutti. Dico, la presentazione credo che a lui debba andare un grande ringraziamento, per un semplice motivo, perché se siamo qua oggi, se siamo riusciti a organizzare questo convegno così importante, gran parte del merito vada proprio a Vittorio, che si è speso in modo infaticabile. Do la parola per la relazione introduttiva, rinvito chi si trova di là a mantenere il silenzio perché altrimenti facciamo veramente fatica. Grazie, la parola a Vittorio Agnoletto. Grazie. Innanzitutto desidero ringraziare il GUE, gruppo della sinistra europea verde nordica, Milano in Comune e tutti coloro che come volontari, relatori, coordinatori delle sessioni dei gruppi hanno dato, daranno e stanno dando il loro contributo per la riuscita di questa importante giornata. Solo 2 mesi fa tutto questo sembrava assolutamente impossibile. Come sapete, domani e lunedì si riunirà a Milano il G7 sulla salute. L'abbiamo scoperto per caso. Fino ad un paio di mesi fa non ne sapevano nulla, nemmeno a Palazzo Marino. Sapevano solo che era stato prenotato Palazzo Reale per una sontuosa cena. Nient'altro. Solo da un paio di settimane si conoscono i temi all'ordine del giorno. Le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici, la salute della donna e dei bambini e la resistenza agli antibiotici. Da qualche giorno escono le notizie sui giornali, ci informano quali mostre i grandi, così si fanno chiamare, andranno a visitare e sul menù delle loro cene. Null'altro. Un incontro clandestino, sospeso tra mondanità e nulla. Tutti sanno che è così. Anche coloro che per dovere professionale devono trovare qualche notizia da sbattere in pagina. Eppure il paziente sta male, soffre, continua a peggiorare. Avrebbe bisogno di una cura decisa e forte, ma sa che nessuno verrà a salvarlo. Potrà contare solo sulle sue forze. I potenti, i grandi, dedicheranno 3 ore a discutere dei cambiamenti climatici. 1 ora e mezza per ragionare sulla salute delle donne e dei bambini e poco più di 1 ora per parlare di farmaci. Poi la buffata, le foto ricordo, i discorsi formali e l'aereo che li riporta a casa. Eppure le questioni all'ordine del giorno sono di rilevanza fondamentale per il presente e per il futuro dell'umanità. Ma attorno a quei tavoli non siederanno medici e terapeuti preoccupati per la salute degli esseri umani e del pianeta, ma alcuni tra i massimi responsabili di un modello di sviluppo che ci sta portando velocemente verso l'alto. Sono i rappresentanti di quegli stessi governi che in gran segreto dal 2013 stanno trattando l'accordo TISA, Trade in Services Agreement, accordo sugli scambi dei servizi, e tra questi servizi vi sono l'istruzione e soprattutto la sanità. Nel 2014 Wikileaks, l'organizzazione di Julian Assange, ha per la prima volta rivelato l'esistenza di tali trattative. Il TISA sarebbe il più grande accordo commerciale mai discusso. I servizi infatti rappresentano il 70% del PIL mondiale. Il 4 febbraio 2015 l'agenzia Associated Whistleblowing Press, agenzia formata da giornalisti investigativi, ha reso pubblico un documento del TISA, un documento riservato, nel quale si può leggere: c'è un potenziale enorme ancora non sfruttato per la globalizzazione dei servizi sanitari. Si parla di un mercato di diverse centinaia di miliardi, ma questo mercato non ha potuto ancora essere sfruttato pienamente. Ciò è spiegato nel documento. È dovuto al fatto che i sistemi sanitari sono finanziati ed erogati dallo Stato o da enti assistenziali. E fino a quando la situazione rimane questa, non sono di nessun interesse da parte degli investitori stranieri, a causa dell'assenza di finalità commerciali.
così scrivevano. E la soluzione proposta e praticata è semplice: privatizzare tutto, aprendo le porte ai grandi fondi finanziari, alle compagnie internazionali di assicurazioni e contemporaneamente cancellando il ruolo dello Stato come responsabile della salute collettiva. Ecco allora la vera discussione che verrà fatta, che già è stata fatta lontano dalle telecamere: come trarre ulteriore profitto della nostra salute e dalla devastazione del pianeta. Di fronte a tutto questo, noi abbiamo lanciato un appello perché si realizzasse un incontro al massimo livello tra scienziati, ricercatori e attivisti impegnati nella difesa della salute, per proporre delle alternative praticabili per salvare il pianeta, le nostre vite e quelle delle generazioni future. Questo appello, come potete vedere dal programma, è stato raccolto da donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla ricerca scientifica, impegnati ogni giorno in istituzioni prestigiose, alcune delle quali tuttora all'avanguardia nella ricerca medica. Eppure queste persone oggi sono qui con noi. Anzi, direi che proprio per le conoscenze che hanno acquisito dai loro studi, vivono come noi la tragica consapevolezza della situazione odierna. Alcuni di loro hanno provato a chiedere attenzione ai potenti della Terra. Li hanno raggiunti fin dentro le loro prestigiose sedi. Qualcuno è anche stato ricevuto. Ha provato a presentare i risultati delle proprie ricerche, trovando solo indifferenza, talvolta mista delusione, compassione e lusinghe, affinché volgesse altrove i propri interessi. E oggi sono qui con noi. Per favore, se riuscite a stare zitti anche di là, se no. La sfida che noi lanciamo è quella di contribuire a costruire un'alleanza duratura tra una parte significativa del mondo scientifico e movimenti sociali, il mondo delle associazioni, perché, come recita il nostro comitato, la salute non può avere né padroni né confini. Per noi, come recita l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute continua ad essere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia. Anche per questo, e qui mi rivolgo ai miei connazionali, abbiamo difeso la Costituzione, che l'articolo 32 recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Notate bene, è l'unico articolo della Costituzione dove si parla di individuo e non di cittadino. La salute per i nostri padri costituenti è un bene comune, il bene per eccellenza che come tale deve essere tutelato. Nessuno può quindi essere privato delle terapie necessarie a causa della sua condizione economica. Ed infatti l'articolo 3 della Costituzione, dopo aver affermato l'uguaglianza di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, recita: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Questa è senza dubbio la parte più innovativa della Costituzione, che testimonia la sua grandezza e che spiega perché tanti hanno fatto di tutto per modificarla. Infatti non si limita ad affermare dei principi teorici di eguaglianza, ma affida esplicitamente allo Stato il compito di rimuovere tutti quegli ostacoli che non rendono pienamente fruibili i diritti declamati. Ed è questo lo Stato nel quale noi crediamo. Ma la situazione è diversa. Un solo esempio: questa che vedete alle mie spalle è l'attuale piramide sociale del mondo, dove l'8,6% della popolazione controlla l'85% della ricchezza, ma soprattutto dove il 70% dei cittadini ha a disposizione meno del 3% della ricchezza del pianeta. E questa diapositiva non è prodotta dal movimento altergrobalista, ma è prodotta da Credit Suisse, un'importante banca svizzera importante anche sullo scenario globale. La situazione peggiora di anno in anno, e quando parliamo di ricchezze e di povertà
non parliamo più solo di emisfero nord e di emisfero sud. Guardate questa diapositiva. Attenzione, Lenzi e Carlton sono la prima e l'ultima città nominate, sono due zone di Glasgow, tutte e due di Glasgow, distano fra loro meno di 10 miglia, eppure fra loro vi è una differenza nell'attesa di vita di quasi 30 anni. 30 anni, non 3 mesi, tra chi vive in un quartiere povero e chi vive in una zona residenziale, e siamo sempre Scozia, non in un paesino del Burundi confrontato con una cittadina canadese. Ecco cosa significa valutare i determinanti sociali della salute. Ecco quanto la povertà, le condizioni abitative, il lavoro piuttosto che la disoccupazione incidono sulla qualità, ma anche sulla durata della nostra vita. E non è qualcosa di lontano da noi. In un recente convegno, ricercatori dell'Istituto Mario Negri hanno mostrato come anche nell'Europea Milano esiste tra le zone ricche e le periferie un preciso gradiente relativo all'attesa di vita, anche se per fortuna non drammatico come quello che stiamo vedendo. Spesso nei convegni di medicina si ricorda come nell'antica Cina i medici venivano premiati e pagati tanto di più quanto meno i cittadini affidati alle loro cure si amavano. Era la prevenzione la materia principe di chi si avvicinava alla scienza medica. Oggi la prevenzione è scomparsa, è la cenerentola della medicina. In Italia la spesa per la prevenzione è inferiore al 5% del totale della spesa sanitaria. Prevenzione significa costante attenzione alle condizioni di vita della popolazione e dei suoi diversi aspetti. Ma badate bene, la prevenzione non necessita di farmaci, non necessita di grandi ospedali, di sofisticate tecnologie. La prevenzione non produce grandi profitti, non spalanca le porte a interessi privati. E allora non interessa. E anche in questo caso, solo per fare un esempio, si lascia che ogni anno in Italia si infettino oltre 3.600 persone col virus dell'AIDS. 10 ogni giorno. Delle campagne di prevenzione, di informazione non c'è ombra, né nelle strade, né nelle scuole. Eppure ogni persona che si infetta non solo è destinata a vivere una condizione difficile sul piano sociale e umano, ma dovrà assumere per tutta la vita delle terapie, sottoposte agli esami diagnostici, e questi esami costano alla collettività e oggi sono non meno di 10.000 euro all'anno il costo per persona, e in Italia sono oltre 60.000 le donne e gli uomini in terapia con gli antiretrovirali, nell'indifferenza delle istituzioni e tra i brindisi delle multinazionali, che si garantiscono dei clienti fissi, loro li chiamano così, per i prossimi 30 anni. Questo è il dato italiano. Nel mondo si sono infettati con l'HIV nel 2016 1.800.000 persone. C'è stato l'allarme malaria in Italia. Noi continuiamo a guardare solo l'Italia, ma secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicati nel World Malaria Report nel 2016, sono circa 212 milioni i casi di malaria stimati nel mondo nel 2015 e circa 429.000 decessi, il 70% dei quali tra bambini di età inferiore ai 5 anni, di cui 292.000 nella regione africana. Ci vorrebbe poco per prevenire e contrastare la diffusione della malaria, ci vorrebbe poco per poter curare queste persone. Dalla malaria passiamo a un altro argomento, al tabacco. È la prima causa di morte per le patologie non trasmissibili, ma la British American Tobacco è stata tra le principali finanziatrici della fondazione Open di Matteo Renzi, solo per restare in Italia. Altro che attenzione alla salute. Parliamo dei farmaci. La malattia come fonte di profitti immensi. Big Pharma compete con l'industria militare per i migliori dividendi da distribuire tra i suoi azionisti. Nel frattempo,
11 milioni di italiani hanno rinunciato a curare almeno una patologia e né più se più poveri muoiono in media 14 anni prima dei più ricchi. La metà delle persone sieropositive nel mondo non possono accedere alle cure e in quello che era il ricco occidente oltre 1 milione di persone non possono assumere le nuove efficaci terapie contro l'epatite C, solo per fare degli esempi. Se le aziende di Big Pharma non si sono scomposte di fronte alla condanna a 14 miliardi di dollari di multe in 5 anni per corruzione e pubblicità fasulla, è perché si paga volentieri quando il reato produce guadagni molte volte maggiori delle sanzioni. Il costo di ricerca e produzione del Sofosbuvir, il farmaco contro l'epatite C, non arriva al 10% del prezzo col quale il farmaco è stato messo sul mercato e per la prima volta anche nei ricchi paesi occidentali è stato inserito il numero chiuso per curarsi. La logica è molto semplice: puoi curarti se la tua malattia progredisce, in sintesi devi aspettare che la tua situazione clinica peggiori. Chi resta fuori o ha i soldi per comprarlo pagando decine di migliaia di dollari o può provare ad andare in India o in Egitto dove il costo del farmaco è 10, 20, 50 volte minore. E pensare che la Gilead, l'azienda che lo produce, ha comprato il principio attivo da una startup americana che aveva potuto svolgere le ricerche grazie a fondi pubblici. Ecco, quando si dice che il pubblico finanzia il privato, che cosa intendiamo dire? E ora si annuncia l'arrivo di nuovi farmaci oncologici, con un costo che arriverà anche a 100.000 euro per ciclo. Quale Stato potrà garantire simili terapie? Ma non solo, chi controllerà l'efficacia e il reale vantaggio nell'aumentare la sopravvivenza? Noi chiediamo che nell'immediato gli Stati applichino le due clausole contenute negli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale, clausole che permettono ad una nazione, quando non è in grado di garantire le cure ai propri cittadini, di produrre direttamente i farmaci senza rispettare i brevetti. È possibile già da oggi. E contemporaneamente chiediamo in prospettiva che i nostri governi rimettano in discussione nell'Organizzazione Mondiale del Commercio gli accordi TRIPS. Non ha alcun senso garantire un monopolio della produzione per 20 anni. Quando spesso in un anno le aziende hanno recuperato tutte le spese e gli investimenti. Non è solo una richiesta ai governi, ma questo sarà uno dei nostri obiettivi condivisi. Ma non è sufficiente. Dobbiamo dire chiaramente che non è possibile lasciare che l'industria farmaceutica sia monopolio del privato. È importante battersi perché risolva un'industria pubblica del farmaco, anche sovranazionale, ma pubblica, che abbia come obiettivo la cura e non il profitto. Abbiamo parlato fino ad ora di patologie per le quali esistono delle cure, ma sono sempre più inabordabili per un'immensa quantità di persone. Ma c'è di peggio. Ci sono le neglected disease, le malattie dimenticate, per le quali non si fa ricerca perché colpiscono popolazioni povere, fuori dal mercato. E per alcune di queste patologie i farmaci ci sarebbero, ma vengono tenute nel cassetto perché non produrrebbero profitti. Il corpo umano da un lato è ignorato, calpestato, abbandonato a se stesso, ma dall'altra parte il nostro corpo è fonte di guadagno e terra di conquista in tutto il mondo, anche qui vicino a noi. È di qualche mese fa la notizia di un accordo con il quale il governo italiano ha garantito all'IBM di fornire i dati sanitari prima della popolazione lombarda e poi di tutta la popolazione italiana. Grandi banche dati nelle mani dell'IBM che insieme con i colossi farmaceutici delle sementi potranno sviluppare ricerca sul genoma e temo che non siano lontani i tempi nei quali parte dell'essere umano verranno privatizzate come lo sono stati semi e piante che da secoli erano presenti nella natura. Lo accennava Basilio, diciamo con forza che siamo contrari a questi progetti che si sviluppano, oltretutto, fuori da qualunque controllo democratico. Siamo contrari qua a Milano al progetto Human Technopole. Parlo di un futuro fondato su una medicina personalizzata. Ma personalizzata per chi? Futuro per chi? Quando la maggioranza della popolazione umana non può accedere alle terapie già oggi disponibili.
Pensiamo che il dibattito sulla collocazione geografica dell'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, così come si sta svolgendo, non abbia alcun senso. Prima di sapere in quale città sarà collocata la nuova sede, vorremmo sapere perché l'EMA, come denunciato recentemente da un pool di scienziati di tutta Europa, tra cui Garattini, non conduce delle ricerche indipendenti per valutare l'efficacia di un farmaco o per analizzarne gli effetti collaterali. Vorremmo sapere perché i giudizi dell'EMA si fondano solo sulle ricerche presentate dalle aziende farmaceutiche. Vorremmo sapere quali sono le garanzie dell'assenza di conflitto di interesse tra chi lavora per le agenzie internazionali nel campo della salute e chi lavora per le multinazionali. La vicenda della falsa influenza epidemica H1N1 è ancora troppo recente. Ma su tutto questo, i governi che si contendono la sede dell'EMA non hanno nulla da dire. Qualche accenno ai tagli dei finanziamenti alla sanità. I paesi maggiormente colpiti dalla crisi, anche nell'emisfero occidentale, hanno tagliato principalmente proprio sulla sanità. E la quota del PIL destinata alla sanità pubblica diminuisce in continuazione. Come possiamo vedere nel caso dell'Italia, da questi grafici che non abbiamo prodotto noi, ma vengono niente di meno che dal giornale della Confindustria, da Sole 24 Ore. Per capire cosa accade, prendiamo come esempio il nostro paese. Dal governo di Mario Monti ad oggi vi è stato un taglio del finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale pesantissimo. Solo Grecia e Portogallo hanno fatto peggio di noi. Tra il 2010 e il 2014, secondo la Corte dei Conti, al Servizio Sanitario Nazionale sono stati tolti 14,5 miliardi e altri 10 miliardi e mezzo se ne stanno andando tra il 2015 e il 2018. Le operazioni di marketing politico per acquistare facile consenso nascondono sempre l'altra faccia della medaglia. Solo per fare un esempio, per il bonus IRPEF, i famosi 80 euro in busta paga, e per gli sgravi e le assunzioni del Job Act, sono stati sottratti circa 10 miliardi alla sanità tra il 2015 e il 2019. Ecco che cosa succede, qual è il meccanismo. Ufficialmente ogni anno il finanziamento del servizio sanitario cresce un po', ma sempre meno di quanto era stato annunciato e meno di quanto sarebbe necessario anche solo per recuperare l'aumento dei prezzi delle tecnologie e dei servizi, aumento stimato in media attorno al 2%. Un esempio, nel 2015 era stato annunciato che nel 2016 il Fondo Nazionale sarebbe stato di 117 miliardi, che invece sono stati ridotti a 111, uno più del 2015, ma 6 meno del previsto. E ora siamo nella stessa situazione. Il governo ha annunciato in pompa magna i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè le cure che devono essere garantite a tutti, cure ed esami diagnostici e assistenza. E ha annunciato che nel 2018 per il fondo sanitario sarebbero stati stanziati 115 miliardi. Ma la vicenda è andata in modo diverso. La legge di stabilità ha tagliato un miliardo. I ministeri del Tesoro della Salute a giugno con un decreto hanno tolto altri 604 milioni. Gentiloni con la recente manovra sottrae le regioni 2 miliardi e 700 milioni, di cui 300 milioni alla sanità, e non dimentichiamo i 700 milioni necessari per il rinnovo del contratto. Insomma, alla fine scenderemo a circa 113 miliardi. È ovvio che non sarà possibile garantire tutti i servizi previsti dai LEA. I cittadini saranno spinti senza soldi a rivolgersi al privato, a pagarne il prezzo più alto saranno le persone disabili, perché questi tagli per loro si sommeranno ai tagli alle regioni nei finanziamenti dedicati a loro. La previsione è che la spesa sanitaria in Italia nel 2020 arrivi al 6,3% del PIL, cioè scenda ancora e arrivi al di sotto della soglia minima prevista dall'OMS. La privatizzazione della sanità aumenta di anno in anno, in Italia come in tutto il mondo. Solo i ricchi potranno curarsi. Non è una battuta, ma è sempre più la realtà di oggi. D'altra parte, non è vero che la privatizzazione della sanità produce un risparmio della spesa. Semplicemente trasferisce quote ingenti di spesa dallo Stato al singolo cittadino. Il grafico
mostra in modo chiaro l'enorme spesa sanitaria pro capite degli Stati Uniti. Guardate la stranghetta degli Stati Uniti, dove c'è la spesa pubblica e gli altri due colori insieme rappresentano la spesa privata. Vedete che gli Stati Uniti hanno una spesa pro capite altissima ed è una spesa appunto in gran parte sostenuta dal singolo cittadino. E il grafico che segue mostra la percentuale della spesa sanitaria sul PIL. E anche in questo caso potete vedere quanto incide negli USA la spesa privata. Eppure tutti conoscono le condizioni dell'assistenza sanitaria in quel paese, dove una percentuale significativa della popolazione, nonostante l'alta spesa pro capite, può accedere solo alle cure d'emergenza. Questa tendenza alla privatizzazione presente in tutto il mondo è stato più che avanzato nella nostra regione, dove la spinta per spostare la popolazione dal servizio sanitario pubblico alle strutture private è realizzata con modalità subdole e apparentemente riferite ad atti oggettivi, mentre invece nasconde responsabilità e volontà precise. Le lunghe liste di attesa sono costruite ad hoc attraverso mille spedienti. La mancanza di un centralino unico tra le strutture pubbliche e private, in modo tale che risulta impossibile controllare le reali disponibilità. Una crescita dell'intramedia, la professione privata realizzata dentro le strutture pubbliche, e la sua collocazione che spesso avviene all'orario di ambulatorio. La riduzione dei finanziamenti, per cui da ottobre nella nostra città è praticamente impossibile prenotare una visita o un controllo diagnostico senza attendere vari mesi, se non di più. E la cosa incredibile è che chi ha la responsabilità istituzionale di questa situazione, l'assessore alla sanità regionale, osa rivolgersi ai cittadini proponendo loro di affidare le loro patologie croniche a un gestore, spesso una società privata, per superare, dice, le liste d'attesa che dipendono da lui. E per ottenere tutto questo non esita ad assumere atteggiamenti che facilmente possono apparire ricattatori, intimidatori verso i medici che difendono il loro ruolo nel servizio sanitario nazionale. Lo ribadiamo, ce n'è abbastanza per arrivare a una denuncia penale. La privatizzazione della sanità, l'appropriazione del corpo umano come fonte di guadagno procedono di pari passo con la privatizzazione dei beni comuni necessari alla sopravvivenza del genere umano e della nostra specie, a cominciare dall'acqua e dalla terra. Un modello di sviluppo fondato sugli idrocarburi, sul dominio dell'industria chimica, indifferente alla salute umana, animale e vegetale, come mostra ultimamente la vergognosa vicenda del glifosato. Un presente costruito sul mito della crescita e di limitatezza delle risorse energetiche sta distruggendo il pianeta. Il suo riscaldamento sconvolge le stagioni, provoca fenomeni naturali drammatici che già oggi provocano centinaia di migliaia di morti, ma che nel futuro, secondo l'OMS, potrebbe arrivare a 12,6 milioni di decessi tra il 2030 e il 2050. 250.000 morti per i cambiamenti climatici in più ogni anno secondo l'OMS, per malnutrizione, malaria e diarrea, e tra questi 20.000 morti per colpi di calore nella sola Europa. C'è stata una lotta, vediamo, non va più avanti la... ok. C'è stata una lotta di classe negli ultimi anni e la mia classe ha vinto, ha dichiarato soddisfatto Warren Buffett, nel 2016 indicato da Forbes come il terzo uomo più ricco del mondo, nonché amministratore delegato del Berkshire Hathaway, una holding statunitense, in assoluto una delle più grandi multinazionali del mondo. Ma noi pensiamo che la partita non sia finita, la storia non è finita. Per questo abbiamo sentito come nostro dovere morale, oltre che sociale e politico, organizzare questo forum e domani organizzare un momento di coordinamento tra tutte le realtà italiane disponibili a gestire insieme delle campagne.
non si tratta di difendere solo il nostro presente, ma di poter guardare in faccia con dignità e senza dover abbassare lo sguardo le giovani generazioni, alle quali rischiamo di lasciare un mondo decisamente peggiore di come l'abbiamo trovato. Il nostro non è un grido di disperazione. Quello che lanciamo è un segnale di speranza di chi rifiuta di arrendersi, di chi non ci sta a rifugiarsi in soluzioni individuali, di chi vorrebbe che chi nascerà domani non debba maledire la sua esistenza, ma possa ancora innamorarsi della vita e di quello che lo circonda. Grazie.